I grandi cambiamenti che stanno interessando il mondo dell'informazione e che hanno un riflesso anche a livello locale, con la crescente importanza che ricopre il web, sono stati al centro del meeting sui media dal titolo Rivoluzione tecnologica, come cambia l'informazione a Catania. L'incontro è stato organizzato dal tavolo delle imprese, che lo ha definito un brainstorming informale, che ha permesso agli esperti della comunicazione di partecipare, apportando ciascuno il proprio contributo alla particolare situazione che il giornalismo sta vivendo. Tra gli altri sono intervenuti Giacomo Cagnes di La 7 Gold, Francesco Lamiani di Blog Sicilia, Pierluigi Di Rosa, direttore editoriale di Sud Press, Claudia Campese di CT Zen ed eravamo presenti anche noi di Catania Pubblica. Da più parti è stata sottolineata la necessità per il giornalista di ritagliarsi nuove abilità a fronte però di una situazione economica sempre più incerta e l'importanza di trovare modelli sostenibili per l'informazione sul web. Una discussione che in questo momento è aperta sui tavoli del giornalismo a livello globale. Ascoltiamo Giuseppe Ursino del tavolo delle imprese. La nostra idea è quella di fare dialogare questi vari protagonisti sul futuro dell'informazione considerando che le nuove tecnologie stanno trasformando il modo di fare comunicazione. A valle ovviamente cambieranno anche i modelli di business, gli attori che faranno informazione e sicuramente anche i cittadini se ne accorgeranno perché cambierà proprio un po' tutto. È già in corso diciamo, di cambiamento quello che sta accadendo con il web, soprattutto con i giornali web, con la possibilità del dinamismo dell'informazione che prima solamente con la carta stampata e la TV c'era ma era un pochettino più lentina. Un nuovo modo di fare informazione? Diverso. È un modo più veloce, più probabilmente all'altezza del terzo millennio, che è un millennio più fluido, dove la staticità viene vissuta come un freno, dove c'è anche la possibilità di andare direttamente, diciamo in diretta, e quindi poter evitare a volte anche quella mediazione degli attori dell'informazione che possono un po' distorcere. Invece con la cosa diretta, con l'attività diretta, tutto sarà un pochettino più, forse anche più reale.